mi sono trovato a rientrare da Genova in auto, poiché è impossibilitato a partire in aereo, quindi sono dovuto partire in auto. Nell'arrivare a Villa ho chiesto di poter imbarcare e mi è stato negato. Quindi da lì sono cominciate, diciamo, le peripezie. Credo di aver fatto in totale 3 notti in auto. La prima mentre viaggiavo verso Villa, perché a un certo punto alle 2 di notte ero stanco, mi volevo riposare. Però non potendo prendere una camera d'hotel, mi sono accomodato in un'area di servizio e mi sono coricato in macchina. La seconda notte l'ho passata dopo essere stato respinto all'imbarco, e dopodiché ho cominciato ad essere ospitato dalle persone del luogo che hanno manifestato una grandissima solidarietà nei miei confronti. Ecco, oggi finalmente è riuscito a tornare qui a Palermo dove siamo. Sindaco De Luca, lei ha passato invece 2 notti proprio lì al molo. A noi interessava intanto sbloccare questa situazione di sequestro di Stato che c'era da un lato e dall'altro dello stretto di Messina. Alessandra, voi avete seguito proprio dal vivo tutti questi giorni. Sì, abbiamo seguito tutto quanto, sia la protesta del sindaco che tutte, diciamo, le lamentele che si sono create, perché ovviamente il caso di Fabio Messina non è l'unico e sono state diverse le persone che sono rimaste bloccate in qualche maniera. Il sindaco si è fatto portavoce di questa battaglia il giorno prima, tra l'altro, che il sindaco si attendasse, diciamo, sulla Rada San Francesco un drappello di cosiddetti Novax messinesi, era stato anche a Palermo, alla regione, e aveva posto l'accento proprio su questa vicenda. Poi ovviamente il nostro sindaco, diciamo, è stato bravo a raccogliere un po' tutti questi malumori e anticipare, come spesso fa Musumeci, e ha portato questa situazione, diciamo, a Tra livello l'altro, nazionale. secondo lei il via libera a Fabio Messina può creare una giurisprudenza da ripetere anche per quello che riguarda i collegamenti per le isole minori, cioè Lampedusa, Ustica, le isole Eolie? Cioè, il via libera a Messina potrà consentire di sbloccare questa situazione a volte per tutte facendo giurisprudenza? Allora, intanto voglio ringraziare Fabio Messina per la sua battaglia e lo voglio anche ringraziare perché io ero andato in soccorso e ha voluto mantenere fede la sua presa di posizione, che questo ne denota la battaglia di principio che ha fatto. E poi così voglio anche chiarire che non ho anticipato Musumeci, è Musumeci che è lento di suo, quindi il problema è suo, non è mio, ma questo lo dico come battuta. E andando al dunque, la questione per le isole minori era stata risolta provvisoriamente da un'ordinanza di battaglia del ministro Speranza del 9 di gennaio. E qui sta il paradosso, perché la legge del 30 di dicembre, l'efficacia era prevista per il 10 di gennaio. Tutti sanno che pur volendo accettare questa sorta di sollecitazione o ricatto, chiamiamolo come vogliamo, comunque pure se ti vaccini il 31 di dicembre o l'1 di gennaio, comunque devi aspettare 15 giorni per avere la certificazione verde. Quindi già la legge di per sé conteneva un disallineamento con i protocolli sanitari, con i tempi dei protocolli sanitari, quindi una legge veramente balorda anche sotto il profilo della qualità.